classe 2005, Dominic Vavassori, cresciuto nel vivaio atalantino, è la sua ottava stagione in nerazzurro. Punto di riferimento offensivo della primavera lo scorso anno, oggi è uno dei volti nuovi dell'Under 23 di Mister Modesto. Sicuramente è un campionato molto più difficile, con molta più gente esperta, e dobbiamo ringraziare il mister e lo staff che ci stanno preparando a dovere per lottare, per giocare ogni partita al massimo e cercare di portare a casa la partita e fare la differenza. Nonostante il passaggio nei professionisti, Dominic ha iniziato la sua avventura nell'Under 23 nerazzurro alla grande, con 4 gol e un assist in altrettante partite, diventando infatti il secondo cannoniere della squadra di questo inizio di stagione. Sono molto contento di quello che sto facendo, manca ancora gran parte del campionato, quindi speriamo di continuare così. Poi abbiamo una squadra molto forte, ho dei giocatori molto forti che fanno la differenza, che mi mettono nelle condizioni di dare il meglio, di esprimermi, di riuscire a far gol e di farli fare anche. E nulla, devo ringraziare loro. Poi per la classifica marcatori proviamo ad arrivare il più in alto possibile. Vice capocannoniere alle spalle del suo compagno di attacco Vlahovic, con cui c'è una connessione particolare fin dai tempi della primavera. Lui è un attaccante, è un bomber, mi trovo molto bene con lui, so dove vuole la palla, so i movimenti che fa e riusciamo a trovarci al meglio già dai tempi della primavera, e spero che quest'anno lo dimostriamo ancora di più in un campionato molto più importante. Quali obiettivi si è posto Dominic Vavassori per la sua stagione d'esordio nell'Under 23? A livello individuale spero di arrivare il più in alto possibile, cercare di affermarmi anche in questo campionato e soprattutto riuscire a fare il passaggio in prima squadra. E a livello di squadra, di collettivo, cerchiamo di arrivare il più in alto possibile. Per la sua seconda trasferta consecutiva, l'Under 23 sarà ospite del Lumezzane. Inizio match domenica 22 settembre alle 18:30. Tutte le squadre sono molto forti, sono molto competitive. Non c'è da dire nulla di che. Noi facciamo il nostro gioco, ci impegniamo, diamo il massimo. Lo staff e il mister si preparano per tutte le partite, per tutti gli inconvenienti che si possono venire a creare. Andiamo là, giochiamo sereni e cerchiamo di portare la partita a casa. Thank you.